Pace e bene, sono passati 25 anni da quando Giovanni Paolo II ha solennemente proclamato Santo Crispino da Viterbo. Un evento così importante per la Chiesa universale, per i cappuccini, per la città di Viterbo, non poteva non essere ricordato. E tra le varie manifestazioni abbiamo pensato di allestire una mostra memoria, memoria di San Crispino, memoria dei suoi luoghi, memoria dei suoi detti, memoria di quanto lui ha operato. E questa mostra si articola allora in diversi pannelli che possono essere sintetizzati in questo modo. Prima di tutto abbiamo voluto riprodurre fotograficamente i luoghi di San Crispino, a cominciare da Viterbo, dove è nato, dove è stato battezzato, la chiesa dove è stato cresimato, la Madonna della Quercia, alla quale la mamma a 5 anni lo ha consacrato alla Madonna, e poi il convento che è a ridosso della montagna della Palanzana, lì dove San Crispino ha fatto il noviziato dopo essere entrato tra i cappuccini. Oltre questi luoghi che ricordano la nascita, l'infanzia e l'entrata di Crispino in convento, abbiamo voluto riprodurre i luoghi dove ha lavorato, dove è stato, dove ha svolto la sua missione di frate cappuccino, a cominciare da Tolfa, Albano, Monterotondo, Bracciano, ma soprattutto il convento di Orvieto. A Orvieto Crispino è stato 38 anni e lì ha lavorato in una maniera veramente straordinaria, percorrendo la città, percorrendo le campagne per trovare da mangiare per i frati, ma soprattutto per vedere, trovare le varie necessità presso le famiglie, presso persone bisognose e soccorrere queste necessità. E poi il convento di Roma, dove San Crispino è morto, perché 2 anni prima di morire è stato portato all'infermeria di Roma, che è nel convento di Via Veneto, e lì è morto nel 1750. Oltre a questi luoghi che ricordano la vita, l'attività di San Crispino, abbiamo voluto anche riprodurre in formato gigante le stampe. Ci sono molte stampe che ricordano la figura di San Crispino nelle sue varie attività. Sono delle icone straordinarie che vanno dall'anno di beatificazione avvenuta nel 1806 fino ai tempi nostri. Ebbene, queste immagini, queste icone rappresentano un po' lo stile di vita, rappresentano la spiritualità, rappresentano la carità, rappresentano tutto un modo di agire, di operare di San Crispino. Sono molto interessanti, quindi vale la pena vederle. Inoltre abbiamo voluto riprodurre gli eventi legati a San Crispino, in maniera particolare l'evento della canonizzazione, avvenuta il 20 giugno del 1982 nella Basilica di San Pietro in Roma, protagonista Giovanni Paolo II, ma erano presenti tante personalità, era presente l'Ordine Cappuccino nei suoi superiori maggiori che erano riuniti in capitolo in quell'anno, e poi presente in maniera significativa la città di Viterbo anche con i facchini di Santa Rosa. Altro evento significativo è stato il trasporto del corpo di San Crispino da Roma a Viterbo, anche qui con l'aiuto e l'intervento dei facchini in una cornice veramente suggestiva. Altro evento da ricordare è una parrocchia che è sorta a Roma per volere di Giovanni Paolo II e intitolata a San Crispino da Viterbo sulla Flaminia.
Sotto la protezione di San Crispino è stato messo anche il centro di recupero tossicodipendenti, il CEIS di Viterbo, e tanti altri eventi che diciamo, sono automaticamente sorti con la canonizzazione, che inevitabilmente ha portato con sé delle iniziative proposte in maniera particolare dall'Associazione San Crispino da Viterbo. Il convento di Orvieto è risorto proprio grazie alla canonizzazione di San Crispino. Era un convento andato ormai in rovina, quasi completamente distrutto, e sono stati fatti tanti sforzi per poterlo riprendere e oggi è un convento di spiritualità, di ritiri, di raccoglimento. La mostra inoltre contiene varie reliquie di San Crispino, che sono state indicate anche in un dépliant. Abbiamo due sandali di San Crispino, abbiamo il resto di un bastone, abbiamo un cordone, la bisaccia che San Crispino portava con sé quando andava alla questua, abbiamo due giare, abbiamo una coperta e altri cimeli, altre reliquie che sono veramente interessanti e importanti da notare, da vedere, da apprezzare. Altra cosa che abbiamo voluto riprodurre o mostrare in questa mostra sono le lettere di San Crispino. San Crispino ha scritto oltre 550 lettere, le quali contengono il suo pensiero, la sua spiritualità, la sua umanità, la sua vicinanza alla gente. Ebbene, alcune di queste lettere le abbiamo volute esporre perché potessero essere viste, contemplate, anche così come sono state stilate in maniera autografa da San Crispino. Quindi è una mostra ricca, che parla di Crispino non a parole, ma attraverso le immagini, attraverso gli eventi ricordati in maniera visiva. Per cui raccomando una visione attenta, nella certezza che questa mostra invita al raccoglimento, invita alla meditazione, invita alla riflessione e quindi sicuramente di grande utilità per chi la guarda con spirito cristiano, con spirito religioso. Thank you.
mondo ha tanto bisogno. La Chiesa ha un santo in più, San Crispino da Viterbo. Thank you.
Quello che è importante dopo aver visitato questa mostra è portare con sé degli ammaestramenti, degli insegnamenti, e Crispino di insegnamenti ce ne dà tanti: l'insegnamento sulla fede, sulla gioia, sull'umiltà, sulla carità. Questi insegnamenti Crispino li dava attraverso dei detti o degli aforismi, tra i quali c'è questo: se vuoi salvarti l'anima, devi osservare le seguenti cose: amare tutti, dire bene di tutti, fare bene a tutti. Pace e bene. Io